un'esperienza bellissima, innanzitutto quella di partecipare, cioè, e se, non è che è secondaria, è successiva ed è conseguenziale quella dell'essere stato a Venezia per la presentazione del film, ma prima di tutto è l'esperienza di aver partecipato ad un film così bello, con un cast così importante, con un regista come Pippo Mezzapesa che senza la minima ombra di dubbio, con la sua cifra narrativa, stilistica, che ha, credo, che segnerà il tempo nella nostra Italia, segnerà i tempi più che altro. E quello che mi ha riempito, diciamo, dal punto di vista professionale è stato in particolar modo, oltre a quello di aver fatto l'attore nel film, di aver potuto curare l'aspetto del dialetto, della cura del dialetto degli attori, che appunto il film, perché appunto il film è ambientato nella nostra terra di Capitanate, in particolar modo su Gargano, anche se... Quindi hai curato anche il dialetto di Elodie, di tutti quanti? Il dialetto di Elodie, di Francesco Patanè, di Francesco Dileva, ed insomma degli attori, di quasi tutti gli attori protagonisti. Questa esperienza mi ha fatto, dato modo, oltre che dal punto di vista attoriale, di fare una scuola accelerata di cinema, perché stando dietro la videocamera a fianco al regista, per poter seguire tutti i dialoghi, ho potuto aver modo di vedere dall'A alla Z come si fa un film proprio dal punto di vista artigianale, e questa penso che sia l'esperienza più bella che mi resta nel cuore. Poi è arrivato l'invito per Venezia, che mi ha fatto davvero tanto piacere, mi ha lusingato, e poter stare a fianco, diciamo, a questi attori, a questi artisti così importanti nel mondo dove c'è l'industria del cinema, certamente è stata un'esperienza unica, perché fino magari ad un anno fa manco magari mi immaginavo di poter anche soltanto lontanamente però passarci con la barchetta. Però ricordiamo che tu fosti, insomma, preso, selezionato alla Paolo Grassi di Milano, non sì, sei proprio sì, il primo arrivato, eh. Beh, questo mi fa piacere che lo dica tu, io non posso che prenderla come una bella cosa che dici. In genere sono abituato a ragionare sul presente, nel passato magari è successa qualcosa di bello, ma cerco sempre di restare molto incollato al presente e pensare che nel presente ogni giorno dobbiamo cercare di fare quel qualcosa, perché ieri è successo qualcosa di bello, oggi non siamo nessuno. Oggi nel film interpreti un boss, insomma, poi sì, precisamente, diciamo, Graziano Camporeale è piena anche di riferimenti, non solo Gomorra, Scarface, insomma siamo pieni di questo immaginario. Tu dove hai pescato, insomma, poi per fare io ho cercato di pescare nella mia terra, ho cercato di pescare nella mia terra con quelle con quegli umori certe volte anche scuri che la nostra terra, perché è piena di luce, di radici sorprendenti, entusiasmanti, però ci portiamo dentro anche quell'amarezza che attraversa anche la nostra terra, i nostri umori popolari, ecco, nelle storie che spesso abbiamo raccontato anche a teatro con personaggi del teatro popolare, magari ispirate sin dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Ecco, diciamo che a quei personaggi maggiormente mi sono ispirato, a quei personaggi che qualche volta, dipinti anche in maniera più scura, hanno ispirato, diciamo, la psicologia del personaggio, e con quella mi sono lasciato un po' aiutare per l'interpretazione del ruolo di Graziano. Qual è la prossima tappa? Ti vedremo ancora al cinema? Mi auguro di sì.